Sì. Non so cosa sto facendo. Sto aspirando aria, penso, perché sto facendo solamente. Vabbè, comunque, dopo questo inizio così, non so come iniziare il video, allora mi sono messo a spirare aria, diciamo così. Benvenuti quest'oggi, ragazzi, a questo nuovo video. Sono sempre io, Lego, e più che un nuovo video possiamo dire un nuovo unboxing. Sì, non smetteranno mai di arrivare alla fin fine. Una persona può unboxare qualsiasi cosa che compri o che non compri. Insomma, potrei. Cioè, così, quest'oggi vi unboxano le Vivid and Blast, si vedono, sì. Vivid and Blast, gusto, Strawberry, quindi fragola e arancia, pazzesco, due confetti al suo interno, perché gli altri mi sono già mangiati, cioè li ho già divorati, li ho già masticati, Vivid and Blast. Comunque, tralasciando questo, ragazzi, eccoci qua con un nuovo video, andiamo ad unboxare, perché andiamo, voi siete a casa, ve lo unboxo da solo, voi fatevi i cazzi vostri, anzi adesso mi giro, me lo faccio da solo e non vedete niente. Continua a spirare aria. Comunque, ragazzi, oggi qua con un nuovo video e vi faccio, non so usare le lettere, vi faccio vedere questo nuovo prodotto. Mi metterò a guardare di là perché c'ho scritto tutto, non perché, no, in realtà non c'ho scritto niente, sto guardando un muro, ma la telecamera mi emoziona. Allora, andiamo a unboxare questa scatola. Da questo lato facciamo così: c'è nome, cognome, data di credito, così. Questa scatola, poi altre due cosette che vi farò vedere. Però, per unboxare quest'oggi lo facciamo così. C'ho dei capelli, mamma mia. Ma io ci rinuncio a pettinarmi, anche se ci provassi, trova, lasciamo così, tanto sono orribile lo stesso. Io ogni volta ci provo a pettinarmi, ma il pettine perde sempre, vince sempre il capello. Allora, questa scatola, comprata su, beh, lo vedete, si vede, sì, Stockisti. Ho guardato su Trova Prezzi dove comprarlo e questo era il sito che costava meno in assoluto. È stato un grande affare perché ho pagato 358 euro il contenuto di questa scatola, incluse le spedizioni. Ed è il sito dove costa meno, tra l'altro, perché se sono andato anche su Amazon, poi ho cercato sempre su Trova Prezzi altri siti, ma costa di più perché sugli altri siti costa sui 400 euro. Quindi che cosa ti sei comprato, Lego? Adesso ve lo faccio vedere. Lo so, è una spesa abbastanza. Mi sono comprato delle bolle. Purtroppo sono carenza d'affetto, allora ho comprato queste. No, allora adesso vi farò vedere il contenuto di questa scatola con questa roba rosa. Che cos'è? Aspettate, grazie per aver acquistato. Vai, qua ci sono i ringraziamenti di aver acquistato sul sito. Che me ne faccio una bella mazza, potevi farmi uno sconto più che degli acquisti. Ed eccolo qua, quest'oggi vi mostrerò questo oggetto qua. Aspetta, sto cercando di prendere qualcosa di compromettente, ma non c'è. Questo si vede? Sì, ho comprato un cellulare, ho comprato il Samsung Galaxy S3. Adesso poi sul secondo canale troverete anche un video dove parlo Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4, quale scegliere e perché sceglierlo. Non è esattamente questo l'argomento, comunque parlo di due cellulari sul secondo canale, lo potete trovare, link in descrizione, facciamo prima. Ebbene sì, ho comprato il Samsung Galaxy S3 perché... Oh ragazzi, che capelli, continuo a guardarli, ma sono devastanti. Comunque, perché insomma... do not accept if... No vabbè, qua c'è scritto di non accettare, di non aprire se la cosa è rotta, ma non è rotta, quindi apriamolo tranquillamente. Perché appunto, insomma, io non sono un amante iPhone, ecco, quindi se proprio dovete dirmi una cosa, io iPhone mi sta un po' sull'iPhone, iPad, Apple in generale, non mi piace molto. E insomma, tra i vari modelli c'era l'Xperia che era carino, c'era l'LG neanche l'ho cagata, la Nokia tantomeno, l'HTC ho guardato e alla fine ho deciso di optare per quello che è il Galaxy S3. Adesso lo andremo a scartare, io sto qua parlando, voi non state vedendo, ma non vi interessa, non ci interessa, non ci turba, non ci... Allora, io adesso apro e cade tutto. Pazzesco, non c'è niente. Ah, non c'è. Allora, è abbastanza grandino, nella colorazione bianca, l'ho preso bianco perché mi piaceva bianco. C'era anche nero, però non sapevo, bianco-nero, nero-bianco, troppo ciuventino, quindi la scelta è stata viola. Allora, prima di scassare qualcosa, ecco, già ho scassato una mezza cosa. Allora, non so come farlo l'unboxing, non ho mai fatto un unboxing cellulare, quindi, boh, che ne so, adesso lo lanciamo in aria e vediamo tutto. Allora, il cellulare lo vediamo per ultimo, no, lo vediamo per primo. Allora, così facciamo, che cos'è tutta sta plastica che la protegge? Allora, eccolo qua il cellulare, vediamo le caratteristiche essenziali della plastica. Allora, questo qui è il Samsung Galaxy S3, non è che, ok, c'è la copertina già che si stacca perché prima ci ho infilato un dito dentro già. E ci sono dei rumori sospetti dal PC. Allora, io l'avevo aperto 5 secondi fa, però sì, mica imbranato, mica un impedito sono. Allora, vediamo un po' innanzitutto una cosa che mi preme, e che la SIM non sia una micro SIM,
E mi sa che è vaffanculo una sim piccola. Vabbè, non ce l'ho qua. Comunque, qua è il retro del cellulare. Sì, sto facendo un video. In realtà me lo sto guardando da solo, non so neanche perché faccio il video. Ma fatevi i cazzi vostri. Cosa? Ma voi dove avete. Cioè, ma che cazzo viene a guardare sto video? Tutti i cazzi di Lego si fanno. Ho comprato l'S3, minchia soldoni che spende della parte. Ma vaffanculo che c'è l'S4. C'hai l'iPhone, stai guardando sto cellulare da un computer della NASA. Quindi, ma vaffanculo, va. No, scherzo. Allora, oh, ogni tanto posso comprarmi anch'io qualcosa per me. Comunque. E beh, figo, mi piace, non so, esteticamente parlando mi ispira. Io avevo un. Oh, cazzo, sto distruggendo. Io avevo questo, che è un S Plus, pagai 200 euro. È tranquillo, fa tutto quello che devo fare, però sono un po'. Vivo nel consumismo e questo mi porta. Guarda che capelli! Ma che cacchio? Ma io mi raso a zero domani. Ma ci rinuncio a pettinarmi, ve l'ho già detto, intanto ci provo ogni volta. Samsung Galaxy S3. Ma che cazzo di unboxing sto facendo? Voi state vedendo l'unboxing di un pirla che parla davanti alla telecamera di una cosa che non ve ne frega niente. Siete malati. Andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è nella confezione. Oltre al cellulare c'è della carta. C'è un altro cellulare, incredibile. Due cellulari al prezzo di uno per Lego. Offerta solamente su sto cazzo. Allora, all'interno della confezione troviamo quella che è la guida The Price and Main Rapide. Guida The Price. Che cacchio, consultese le mod. Questo è francese? Sì, l'ho preso. La garanzia è garanzia europea, non italiana. Qua c'è un manuale. Ok, non so. Cazzo, io no, non ho bevuto, e questo è il problema. Voi mi dite, mica Lego, cosa ti fai? Io non mi faccio mai di niente. Questo preoccupate. Se io mai mi facessi di qualcosa, salto in aria. Sono peggio di un reattore nucleare. Che cosa sto dicendo? Non lo so. Allora, vediamo il contenuto della scatola. Io me la sto unboxando da sola, non vi faccio vedere niente. Vabbè, va. Rimettiamo dentro e la tiriamo fuori davanti alla telecamera, che poi mi rompete le balle, non faccio gli unboxing. Allora, dentro la scatola abbiamo un cavetto USB con la classica connessione USB caratteristica di molte periferiche che noi conosciamo. Connessione USB anche nel CUL. Poi l'alimentatore che va collegato con la presa USB, oppure lo potete utilizzare semplicemente per cavare gli occhi a qualcuno che vi sta sul cavolo. Cuffiette gommose da mettermi. No? Questa telecamera zooma solo sui miei capelli orrendi. Ok, qua ci sono le cuffie intercambiabili. E poi abbiamo le cuffie bianche. Ebbene sì, bianche perché c'ho le bianche. E poi, incredibile, ma vero, c'è anche la batteria. Pazzesco, sta gente ti dà anche la batteria insieme al cellulare. Gente dell'altro mondo. E poi, abbiamo visto il cellulare che non metterò adesso, non metterò in accensione. Che cos'è? Non accenderò adesso, lo accenderò poi con calma, dopo, più avanti, se vi interessa vedere qualcosa del cellulare. Andatevelo a vedere da qualcun altro. Bastardi. Poi, comunque, non ho acquistato solo questo, ho anche acquistato questo. Non avete visto cos'è? Sì, avete visto. Ho comprato questo su Amazon, che sono le pellicole protettive che si mettono sul cellulare. Le apriamo, ma sì, tanto non so cosa fare. Queste qui sono le classiche pellicole protettive che io vi consiglio di mettere sui vostri cellulari. Lo pagate 3 euro, spedizioni incluse. Quindi, non so, praticamente, guarda qua. C'ho 800 di queste cose. Più l'applicatore vario, applicatore mi sembra una minchiata più che un applicatore, è una minchiata. Ah no, è qua l'applicatore. Vabbè, comunque, queste sapete cosa sono, non so qui, minchia le pellicole, sono pellicole, protezione UV, tre strati, peggio del doppio velo della Fox. Che la Fox non fa carta igienica, comunque sì, non mi ricordo, Fox mi viene solo in mente i Simpson. Comunque, ultra clear, bla bla bla, contro l'olio, io. Contro l'olio c'è scritto, va bene. E poi ho comprato anche da, sempre su Amazon, da un sito croato però, questa memoria 16 giga, classe 6, potete notare sul retro, classe 6, velocità di trasferimento 24 megabyte, a soli 12, 13 euro, siamo esatti, 13 euro questa qui, più l'adattatore insieme c'era anche, pazzesco, mamma mia. Niente, quindi sono contento, questo costava poco, io vi lascio anche il link dove ho comprato le cose, così se mai vi interessasse. Cioè, basterebbe scrivere www.amazon.it, ma probabilmente voi che avete delle difficoltà nel digitare sulla tastiera, scrivere anche solamente Google, magari un semplice clic vi può aiutare. Quindi vi metto tutti i link e descrizioni qua sotto che vi possono essere utili. La SIM l'ho presa da 16 giga, 13 euro.
Se le compraste fate attenzione alla velocità di trasferimento, perché c'era una sim da, sto parlando velocissimo, ma sì, della Kingston, che era una classe probabilmente più bassa, che trasferiva solamente a 6-7 mega, e ho detto perché pagare di più per una scheda di merda, prendo questa che va meglio, poi pazzesco, tante cose, io sono Lego, no vabbè, quindi questo è tutto per questo video, comunque un video tranquillo, vi ho mostrato semplicemente un acquisto, niente di più su... su questo video, ecco, perfetto, abbiamo visto l'S3, per quale motivo, per tutto, lo trovate sempre sul secondo canale, troverete un confronto delle opinioni mie su cellulari, smartphone, S3, S4. Io sono bravissimi, Lego, vi ringrazio per la vostra attenzione, lasciate un like se vi fosse piaciuto questo video, e se foste arrivati fin qua avete dei grandi problemi mentali, perché se mi state seguendo forse non sono io tanto quello malato, ma lo siete voi. E già, ciao!